Per esempio, la balla più grossa che viene raccontata è la questione del numero che si diminuiscono le retribuzioni e il numero dei deputati. Lo si poteva fare con una leggina ordinaria. Anzitutto, Presidente Emiliano, la riforma diminuisce il numero dei senatori, non dei deputati, da 315 a 100. E poi, lo sanno anche i muri che il numero dei parlamentari è un dato scritto nella Costituzione. Non si può assolutamente modificare con una legge ordinaria. Ci vuole una riforma costituzionale.